La quarta declinazione comprende pochi nomi maschili, femminili e neutri. È caratterizzata dalla vocale tematica U. Il genitivo singolare è in us. La declinazione del maschile e quella del femminile sono uguali. I sostantivi neutri escono al nominativo singolare in U. Vediamo insieme la declinazione di magistratus, magistratus, che ha un duplice significato. All'astratto, un significato astratto indica la carica, la magistratura, concreto indica l'individuo che ricopre quella carica, il magistrato. La radice comune è magister, capo. Nominativo, magistratus, la magistratura. Genitivo magistratus, della magistratura, dativo magistratui, alla magistratura o al magistrato, magistratum, la magistratura o il magistrato, vocativo uguale al nominativo magistratus o magistratura, ablativo magistratu, con la magistratura, a causa della magistratura, eccetera. Vediamo il plurale. Magistratus, le magistrature, magistratum, con due U, delle magistrature, magistratibus, qui la U viene meno, alle magistrature, magistratus è uguale al nominativo, come nella terza declinazione, magistratus o magistrature, ablativo magistratibus. Decliniamo anche un nome femminile che è identico al maschile, Manus Manus, un nome particolarmente frequente nel latino, soprattutto in ambito militare. Oltre a significare la mano, significa anche manipolo. Manus, la mano, manus, della mano, genitivo, manui, alla mano, dativo, manum, la mano, accusativo, complemento, oggetto, manus uguale al nominativo o mano e poi manu, con la mano, a causa della mano. Famosa è l'espressione brevi manu, che significa in breve tempo, rapidamente. Vediamo il plurale, manus, le mani, manum, delle mani, manibus, ma è attestata anche una forma che conserva la U, che è manubus, con le mani. Poi abbiamo l'accusativo manus, le mani, complemento oggetto, vocativo le mani o mani e infine l'ablativo con le mani, a causa delle mani, manibus, ma anche la forma manubus.